il fatto che io sia qui dimostra ancora una volta come questa associazione sia sempre accanto alle donne e sia molto attenta alle tematiche sociali. La fibromialgia è una malattia che purtroppo colpisce circa 3 milioni di persone in Italia e non è ancora riconosciuta. Quindi il fatto che io oggi sia qui e che appunto si sia data voce a questa malattia è veramente un grande regalo. Vorrei dedicare questo premio che mi è stato appunto concesso a tutte le persone che soffrono di fibromialgia e in particolare a una donna di nome Giuliana Cosi che purtroppo l'anno scorso si è tolta la vita. Quindi queste voci oggi di tutte queste donne che sono qui sono per ricordarla con tutto il nostro amore. Grazie. Sempre stata. Adesso Genova ha fatto la parete delle bambole. Ogni tanto una donna prende una bambola e la prende in memoria di una donna che si è andata. Parlare di altre donne, certo. E che purtroppo
sugli occhi, erano enormi, ed era l'unica bambina adottata. Dall'altra parte del mondo, in Sardegna, c'era una coppia di sposi che desiderava un bambino, però non si decideva ad arrivare, e così insieme decisero di ricorrere all'adozione internazionale. Un bel giorno, dopo una lunga attesa, vennero contattati dall'autorità cinese. Lei non aveva mai preso un aereo, ma il suo pensiero del bambino le aveva dato il coraggio di vincere la donna. Una mattina, arrivati a Londra, poterono conoscere la bambina. Lei era in un box e appena li vide, sollevò i braccini. Ci siamo due mesi di
questa, perché